Voce del Meridione, le notizie del giorno. Campania News. Firenze. La preside Savino condanna l'atto di violenza di gruppo compiuto. È del Golfo di Policastro la preside del Leonardo da Vinci di Firenze che in una lettera ha condannato gli atti di violenza compiuta da 6 contro 2 loro compagni. La professoressa Annalisa Savino è figlia di Maria Rina e di Alfonso Savino, proprietari del ristorante Il Ghiottone a Policastro Bussentino. La madre originaria di Vibonati è una brava e nota chef più volte apparsa anche sulle reti nazionali. Il padre è di Policastro Bussentino ed è stato un apprezzato professore di musica. Annalisa, dopo essersi diplomata al liceo scientifico, si è laureata in filosofia e ha poi conseguita l'abilitazione all'insegnamento in storia e filosofia. Ministro Valditara, l'Italia non ha bisogno di un ministro censore d'altri tempi, ma di un ministro che promuova il rispetto, il dialogo e la non violenza nella scuola italiana. Vicinanza alla preside del Da Vinci Annalisa Savino, per le pessime parole del ministro. Cilento, Salerno. Medico nei guai per truffa e peculato. Nei giorni scorsi, su disposizione della Procura di Vallo della Lucania, la Guardia di Finanza di Salerno ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo d'urgenza, finalizzato alla confisca per equivalente, nei confronti di un dirigente medico del distretto sanitario 70 Vallo della Lucania, Agropoli, per un valore complessivo di oltre 26.000 euro. Le indagini, eseguite nel corso delle quali era emerso che il professionista, dal 2021, aveva stipulato un rapporto di tipo esclusivo con l'ASL di Salerno, in forza del quale era obbligato a sospendere la propria attività privata. Cilento, Salerno. Donna di 54 anni trovata morta in casa. Una donna di 54 anni è stata scoperta cadavere all'interno della propria abitazione nel pomeriggio di ieri, mercoledì. I carabinieri e sanitari del 118 sono stati allertati da un familiare della vittima. Il fatto è accaduto a San Mango Cilento, frazione di Sessa Cilento. Sul posto sono giunti gli infermieri della Croce Gialla di Agropoli, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Sarebbe stata stroncata da un malore. Agropoli, Salerno. Maggioranza abbandona l'aula. Consiglio comunale e polemiche Agropoli. Ieri pomeriggio la seduta del consiglio è stata sospesa nel momento in cui bisognava discutere le interrogazioni e le mozioni dei consiglieri di minoranza. Dopo 2 ore di discussione, gli 11 punti proposti dall'amministrazione sono stati tutti approvati, e al momento di affrontare interrogazioni e le mozioni dell'opposizione, dopo un primo accenno di dibattito anche particolarmente acceso, l'aula si è svuotata, come preventivato dall'opposizione. Inutile dire che non sono mancate polemiche e sono volate parole forti tra Pesce, La Porta, Serra, Santo Suosso e l'amministrazione comunale. Anche l'opinione pubblica si è mostrata critica per quanto accaduto. Si definiscono democratici, Agropoli non merita questo, il laconico commento di Raffaele Pesce. Salerno. Uomo travolto e ucciso sulla A30, sarebbe un ladro in fuga. Un uomo è stato travolto e ucciso, nella tarda serata di ieri, sull'autostrada A30, tra Nocera e Pagani, all'altezza di San Valentino Torio. La vittima avrebbe sui 40 anni, e sembrerebbe che si tratti di un ladro in fuga, investito accidentalmente. La vittima poco prima della fuga sembra abbia messo a segno un furto a San Valentino Torio, ma sono in corso indagini ulteriori da parte dei carabinieri. Calabria News. Cotronei. Crotone. Violenza sessuale su ragazzina. Era latitante dal 2013, quando si sottrasse all'esecuzione di una condanna per violenza sessuale di gruppo, il cittadino albanese arrestato ieri dagli agenti dell'ufficio immigrazione della questura di Crotone. L'uomo, 37 anni, che all'epoca era scappato in Albania per evitare la carcerazione, aveva trovato rifugio a Cotronei, piccolo comune della Sila crotonese, proprio dove 14 anni prima era avvenuta la violenza. Montalto Uffugo, Cosenza. Incidente stradale, muore un 33enne. Un giovane è morto in un incidente stradale nel Cosentino.
Il 33enne, di nazionalità straniera, era alla guida della sua auto quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della Fiat, schiantandosi contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e anche l'elisoccorso, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri della locale stazione. Basilicata News. Potenza. Quattro ladri rintracciati dalla Polizia di Stato dopo aver commesso un furto. La Polizia di Stato ieri sera ha denunciato quattro cittadini extracomunitari per un furto appena commesso in un'abitazione a Potenza. Proprio allo scopo di contrastare i furti, il questore di Potenza, Antonino Pietro Romeo, ha disposto l'intensificazione dei servizi di controllo del territorio da parte delle volanti. Nel corso di tale attività di controllo, il personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Potenza è intervenuto a seguito della segnalazione di un cittadino. Giunti sul posto, gli agenti hanno prontamente rintracciato, quali autori del furto, tre cittadini extracomunitari e, a seguito di un'articolata attività di indagine, sono riusciti a risalire anche a un altro complice. I quattro sono stati, quindi, denunciati alla competente autorità giudiziaria. Maratea, Potenza, frana di Castrocucco. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza. Riconosciuto lo stato di emergenza, ennesimo passo verso la risoluzione dei problemi generatisi dopo gli eventi calamitosi del 13 ottobre 2022 e per la frana di Castrocucco del 30 novembre 2022. Il Consiglio dei Ministri si è riunito giovedì 23 febbraio 2023, alle ore 18:32 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Su proposta del Ministro per la Protezione Civile e Politiche del Mare Nello Musumeci, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento franoso che si è verificato il giorno 30 novembre 2022 in località Castrocucco, nel comune di Maratea, Potenza. Per l'attuazione delle prime misure urgenti sono stati stanziati 1.030.000 euro, a valere sul Fondo per le Emergenze Nazionali. Aforismi e dintorni, di Stefano Cazzato. Scuola. Non basta lo stipendiolo. Val di Tara vuol darci uno studiolo.